la vostra unica arma è far capire all'intero paese qual è la posta in gioco, perché lo sapete cosa stanno per fare. Stanno per trasformare l'Italia in una piccola compagnia regionale sotto il diktat dell'Unione Europea. L'avete visto il Presidente del Consiglio? Il Presidente del Consiglio della Repubblica Italiana che racconta come fosse uno spettatore, che lui ha viaggiato per 70 anni con Alitalia ed è dispiaciuto se il logo non c'è più. Lui ha il potere di poter fermare questa vergogna, ma sono d'accordo, sono assolutamente d'accordo. Noi dobbiamo spiegare al popolo italiano che i lavoratori del trasporto aereo e in particolare quelli di Alitalia non sono dei privilegiati. Se ci sono stati degli errori, sono stati fatti a mettere degli amministratori delegati che sono arrivati, hanno lavorato male e si sono prese delle liquidazioni milionarie. Questo è l'errore. Però attenzione, tutto quello che passa al di fuori di questa piazza è contro i lavoratori. Le trasmissioni televisive, le battute, l'idea che ci sia un privilegio di lavoratori rispetto ad altri lavoratori. Le guerre tra i poveri le vincono i ricchi, ricordatevelo. E quindi c'è la necessità di spiegare, ce lo devono dire, perché la chiamano compagnia di bandiera e ora non più. Ce lo devono dire che per i ristori della mancata di posti Lufthansa ha preso 80-90 euro, Air France ha preso 80-90 euro e Alitalia ne ha presi 9. Ce lo devono spiegare perché Alitalia deve privarsi del logo e se mai lo volesse ancora deve partecipare a una gara. Andassero a dirlo a Berlino, andassero a dirlo a Parigi, se questo è concesso. E allora bisogna dire basta, ma queste cose vanno spiegate. Ci sono 12.000 lavoratori che possono avere un'unica voce e mai come oggi è importante che questa voce sia univoca. Nessuna delega sono titolati a firmare, a dire di sì, solo i lavoratori, fate attenzione, perché queste divisioni che già sono in corso sono quelle che favoriranno la resa e la caduta. L'altro giorno quando abbiamo fatto il corteo e ci siamo dovuti sprecare perché sennò ci tenevano lì bloccati e non è stato facile, abbiamo fatto il corteo, abbiamo dimostrato la forza dei lavoratori del trasporto aereo. Adesso bisogna trasformare questa forza in lotta e quindi devono sapere che in ogni scalo ci sarà lotta e rivolta contro questa infamia che stanno per firmare. Dobbiamo spiegare all'opinione pubblica che un paese come l'Italia, che è ancora la 7ª o 8ª potenza industriale del mondo e ha un circuito turistico unico al mondo, abbiamo il 70% dei siti culturali del mondo, vogliono regalare gli slot alle compagnie straniere, vogliono parlare male dei lavoratori italiani, vogliono costringerci alla schiavitù e oggi, così come 40 anni fa, la Fiat Mirafiori era alla testa della battaglia dei lavoratori italiani, oggi quel testimone purtroppo di sconfitta e di tradimento viene passato a voi, perché se passano su Alitalia passeranno su Whirlpool, se passano su Alitalia passeranno sull'Ilva, passeranno ovunque, perché voi conservate ancora la forza ed è per questo che anche una battaglia non solo sindacale ma anche politica, di dignità, di un paese, di un popolo, dove bisogna unire il lavoro dipendente, pubblico e privato, col lavoro autonomo, con le partite IVA, con la proletarizzazione del ceto medio,
Bisogna essere tutti uniti, dai ristoratori ai lavoratori all'Italia, dai lavoratori di Melfi a quelli della Whirlpool. Un'unica battaglia per il lavoro in questo paese. Dobbiamo lavorare per la piena occupazione. Quando vi chiedono, quando ci chiedono, ama questo lavoro, noi vogliamo che tutti possano e debbano lavorare. Non vogliamo redditi di cittadinanza, non vogliamo stare a casa, non vogliamo ammortizzatori sociali. Il nostro paese deve avere la piena occupazione ed è per questo che la vostra battaglia è cruciale per tutto il popolo italiano. Bisogna farlo sapere, bisogna farlo capire. Hanno timore della vostra lotta e lo vedremo già venerdì prossimo con questo sciopero. Il fatto che già adesso abbiamo mandato le comande via mail per impedire ai lavoratori di scioperare è un segnale molto chiaro. Ricordateglielo a questi signori, a trattativa di merda, lavoro di merda, perché devono pagare la cara. È chiaro? E allora solo con l'unità di tutti i lavoratori si potrà ottenere questo grande risultato. E qua non conta più la politica o il sindacato, conta la dignità del lavoro del nostro paese e può essere davvero l'inizio di una risposta alla globalizzazione, a questa porcheria che ci fanno mangiare, a questa politica, a questo sindacato che è da vergognarsi. Questo dobbiamo mettere in campo, perché dentro la vostra battaglia c'è la battaglia del paese, del popolo italiano, dei lavoratori italiani. Avanti all'Italia, avanti i lavoratori, viva il 23, sciopero di lotta, sciopero di conquista.